Bene, iniziamo questo mini corso sulla seduzione. La seduzione può essere un argomento particolare, di fatto però è un argomento interessante. Intanto con seduzione intendiamo la capacità di coinvolgere la possibilità, di coinvolgere quindi le persone che ci interessano, coinvolgerle, in tutte le aree esistenziali della nostra vita, quindi andando anche al di là di quelle che sono specificamente le aree sentimentali, anche se ovviamente il focus sulle aree sentimentali è di fondamentale importanza, però seduzione come capacità di coinvolgere, di acquisire quello che viene definito potenziale di seduzione. Tratteremo quindi esattamente il concetto di potenziale di seduzione. In queste lezioni, in queste mini lezioni, voglio dare a tutti la possibilità di imparare alcune strategie, alcune tecniche di seduzione per vivere al meglio la vita, per vivere la vita all'insegna del successo e non più all'insegna del fallimento. Ovviamente la seduzione fa parte della nostra quotidianità. In realtà tutti noi abbiamo l'esigenza di sedurre, di coinvolgere le persone che ci interessano in vari ambiti relazionali, o spesso ci lamentiamo, soffriamo per il fatto di non essere riusciti a coinvolgere, di non essere riusciti a sedurre la persona di nostro interesse. Altre volte invece, come dire, ci lamentiamo del fatto che siamo stati sedotti, siamo stati coinvolti da qualcuno o da qualcuna che poi in realtà ci ha dato più sofferenza rispetto al piacere. E quindi di vitale importanza imparare a sedurre, a coinvolgere la persona di nostro interesse. Per poter fare questo, dobbiamo capire quali sono le regole che governano la seduzione. L'ingegneria della seduzione, il metodo che ho ideato, studia proprio queste leggi e queste regole e d'altra parte offre la possibilità a tutte le persone, di poterle applicare, di poterle imparare e di poterle applicare facilmente, perché il presupposto di fondo è che la seduzione, l'innamoramento, il coinvolgimento non sono governati, come dire, dalla logica, ma sono governati dalle emozioni, quindi sono le emozioni che il driver che guida il coinvolgimento emotivo. Però anche la seduzione, anche l'innamoramento ha le sue regole e queste regole possono essere imparate e imparare queste regole ovviamente di fondamentale importanza perché poi possono essere applicate in modo tale da produrre, quando lo desideriamo, il coinvolgimento necessario per ottenere il consenso e l'assenso verso i nostri obiettivi, siano essi obiettivi familiari, siano essi obiettivi relazionali oppure obiettivi diciamo anche lavorativi. Quindi iniziamo quindi a parlare di seduzione. Che cos'è la seduzione? La seduzione è la capacità di coinvolgere. Di coinvolgere indipendentemente dal fatto che l'esigenza logica della persona sia persuasa, sia coinvolta, quindi bisogna andare al di là di quella che è la razionalità della persona e bisogna trovare un interlocutore che è la sfera emotiva dell'altra persona che dobbiamo riuscire appunto a coinvolgerla. Coinvolgerla vuol dire acquisire potenziale di seduzione. Che cos'è il potenziale di seduzione? Provo a spiegare questo concetto che nella seduzione è fondamentale. Ogni volta che noi siamo innamorati, ogni volta che noi siamo coinvolti in qualche modo, si invertono i codici di piacere e sofferenza, cioè quello che trovavamo gradevole fare non essendo coinvolti, nel momento in cui subentra il coinvolgimento diventa gradevole farlo. Ecco, questa è l'indicazione di cos'è il potenziale di seduzione. Tanto più una persona per noi è disposta a fare delle cose che normalmente non farebbe, che normalmente trova sgradevoli fare, tanto più alto è il nostro potenziale di seduzione. Provo a fare un esempio. A nessuno di voi, neanche a te, immagino, piacerà pulire le cantine. Magari cantine che sono proprio con le ragnatele, piene di polvere, sporchissime. Eppure, se la donna o l'uomo che ti ha coinvolto avesse questa esigenza, per te, pur di stare con lei, diventerebbe pure gradevole andare a pulire la cantina. E paradossalmente, diventeresti pure geloso se lei o lui chiedesse a un altro, ti dicesse, ah guarda, sì, devo pulire la cantina, ho pensato a Tizio piuttosto che a Caio,
e tu diventeresti geloso e dici: ma come? Ma no, la tizia Caio non lo chiede a me. E quindi vedresti il fatto che questa persona non ti ha, come dire, chiamata a pulire la cantina, lo vedresti come una penalizzazione, ti genererebbe sofferenza. Ecco, questo è il concetto di potenziale di seduzione. Tanto più riusciamo a coinvolgere una persona, tanto maggiore sarà il nostro potenziale di seduzione nei nostri confronti. E tutta la seduzione, tutto il coinvolgimento si basa su tecniche e su strategie per acquisire potenziale di seduzione. Ecco che quindi nei prossimi video vedremo proprio praticamente come fare ad acquisire il potenziale di seduzione. Vi invito comunque a seguirmi anche sul mio sito, sul mio blog, che è http://seduzionetecniche.blogspot.com. Ovviamente sono anche reperibile via Skype, via telefono, al 333 15 11 703. Vi aspetto per il prossimo video, dove spiegheremo un po' più in dettaglio il potenziale di seduzione. Buona seduzione a tutti.